Ringrazio i giornalisti che hanno accettato l'invito nostro a partecipare a questa conferenza stampa in un orario diciamo usuale delle conferenze stampa, di solito si tengono di mattina, ma un accavallarsi di impegni, capite, insomma, soprattutto dei candidati, del candidato sindaco in particolare, insomma, ci ha costretto a convocarla nel pomeriggio. Dico subito che noi queste cose che saranno dette stasera le avremmo dette a prescindere dalla competizione elettorale. Cioè, la competizione elettorale è una coincidenza che noi abbiamo voluto utilizzare perché ci sembra giusto fare, appunto, come abbiamo detto, un'operazione verità. Ma se non ci fossero state le elezioni non saremmo stati comunque zitti. Avremmo comunque detto le cose che saranno dette stasera. Qualche giorno fa leggevo su un settimanale, un vostro collega giornalista diceva che il programma elettorale, poi leggendo, per molte cose si sovrappone, si assomiglia. È una verità, nelle campagne elettorali spesso, no? Dicono le stesse cose. Per quanto riguarda i centri storici, io ho visto che non c'è un candidato sindaco che non abbia detto che bisogna invertire la tendenza, bisogna valorizzare i centri storici, bisogna evitare l'ulteriore cementificazione. C'è poi chi lo dice in maniera netta, chi lo dice contraddicendosi nel rigo successivo, no? Perché parla poi di raccolto e poi sostanzialmente non c'è nessuno che dice no, bisogna continuare a cementificare, a parcellizzare, a fare crescere la città oltre di solito. Le cose che si scrivono nei programmi elettorali vanno poi confermate e sono credibili rispetto alla storia di ciascuno e alle cose che si sono fatte in questi anni. Perché se oggi c'è un problema di spopolamento del centro storico, c'è un problema di interventi nelle periferie, questo non è frutto del caso, è frutto di scelte amministrative che sono state fatte negli anni, di cui alcuni anche protagonisti di questa competizione elettorale sono responsabili, mentre altri da anni appartengono a quel campo di opinioni che teorizza che quelle scelte erano sbagliate, le ha avversate, le ha contrastate, le ha tentate in qualunque modo di recuperare, di risolvere in qualche maniera. Oggi il tema qual è? Che da una parte nei programmi elettorali c'è scritto basta con la cementificazione, basta con il consumo del suolo, rivalutizziamo i centri storici, dall'altra parte appena un mese e mezzo fa, marzo, uno degli ultimi atti del Consiglio Comunale è stato fatto, è stato approvato dal Consiglio Comunale, in 10 parte libera, che sostanzialmente contraddice tutte queste affermazioni e invece riafferma un'ulteriore disertificazione del centro storico per ulteriori insediamenti. È una delibera complessa, come poi adesso come poi vi spiegherà l'avvocato Baroni, che ha invece studiato bene l'atto deliberativo, attorno alla competenza in questa materia dell'avvocato Baroni, credo sia nota a tutti, ed è una delibera che appunto contraddice, è una delibera complessa, in cui ci sono anche cose positive, no? Per cui era anche difficile, no? Fare una battaglia di avversione totale alla delibera, no? Perché nella delibera ci sono anche alcune cose, alcuni contenuti che sono anche positivi, che riguardano altri aspetti. Invece su questa cosa è, come si dice, proprio infilato, preciso, una questione che a nostro avviso è di una gravità inaudita e che non solo contraddice appunto queste affermazioni, ma per quanto ci riguarda rimette la città nelle mani dei soliti noti. E abbiamo anche il convincimento che questa
queste solite note hanno rapporti con alcuni candidati che non sono estranei a facilitare questo. Questo noi abbiamo utilizzato la competenza dell'avvocato Barone, che non solo ha studiato gli atti di Gelatini, ma che ha già presentato una delle osservazioni in contrasto con la delibera in questione, e noi con questa conferenza stampa, che appunto abbiamo voluto chiamare operazione verità, non solo vogliamo svelare quello che a nostro avviso è il disegno che questo atto deliberativo nasconde, ma vogliamo lanciare una sfida ai candidati sindaci per dire: bene, avete scritto di cui c'è il problema, avete scritto queste cose, siccome questa delibera è in contrasto con le cose che avete scritto, vi chiedete, se siete coerenti con le cose che scrivete, sostenete, assumete l'impegno che nel prossimo Consiglio Comunale, uno dei primi atti che il Consiglio Comunale sarà chiamato è la revoca della delibera in queste parti, o chi non è nelle condizioni di avere i voti per farla revocare, che si aggiunga la propria firma, la propria adesione alle osservazioni che sono state già presentate dall'avvocato Barone nella qualità di cittadino di questa città. E qui io do subito la parola all'avvocato Barone, che vi dirà quali sono quello che noi pensiamo vada contrastato e in maniera anche evidente. Grazie Gianco. Buonasera a tutti. Perché mi sono deciso a presentare questa osservazione al sindaco e all'assessorato regionale territorio e ambiente? Perché ritengo che questa delibera costituisca l'ultimo atto della politica urbanistica che ha contrassegnato gli ultimi 50 anni della nostra vita amministrativa comunale. E per comprendere questa mia asserzione io devo fare alcune precisazioni di ordine preliminare, e poi credo di averle fatte anche in altri incontri. Da dove nasce il problema? Il problema nasce dallo strumento urbanistico che venne, il piano regolatore generale, che venne adottato nel 1970 e poi approvato dalla Regione Siciliana nel 1974, laddove si faceva riferimento al fatto che la città di Ragusa, per effetto della formazione di nuove famiglie, ci sarebbe stato comunque un incremento demografico da circa meno 70.000 abitanti a 100.000 abitanti. Analisi questa fondata praticamente sul nulla, cioè era una fantasia che comunque serviva a chi quel piano regolatore aveva voluto per identificare nel piano regolatore una massa enorme di aree edificate. Il piano regolatore del 70-74 è caratterizzato da questo: tutto è edificato, una cosa enorme. Pensate che non contenti delle previsioni per l'edilizia residenziale, per giustificare ancora una volta una maggiore estensione, è una chicca, le zone C4 di Bruchet vengono intitolate come zone di villeggiatura urbana. Veramente una fantasia, di talché
oggettivamente poi dovevano questi soggetti affrontare il tema della reale utilizzazione delle armi, no? Perché il fabbisogno abitativo c'è, cioè i nuovi abitanti, 100.000 non c'è, ma i 30.000 in più che non c'erano, né ci potevano essere. E allora dico, qual è il sistema geniale, no? Se vogliamo, quello di movimentare all'interno della città di Ragusa i cittadini, spostarli da un posto a un altro. Qual era l'obiettivo principale? Noi abbiamo dei quartieri storici che sono molto, erano almeno, non adesso, erano molto abitati. Negli anni, primi anni 60, nei quartieri di Ragusa Ibra, di Ragusa Superiore, c'erano circa 30.000 abitanti, su poco meno di 70.000 abitanti. Era una cifra notevolissima. Alla verifica del 2011, gli abitanti di Ibra si sono ridotti, Ibra e quartiere superiore, sono ridotti a 5.000. 25.000 persone, dico, che costituiscono gli abitanti di Comiso, per fare un esempio, vengono trasferiti, spostati da un quartiere ad un altro. Cosa allucinante, se vogliamo, no? Che non può non determinare effetti di natura sociale, economica, gravissimi. Non si possono fare questi spostamenti. E purtroppo questo è avvenuto. Sulla base di una ipotesi demografica assolutamente falsa. E però il centro storico si è mutato. Qual era il meccanismo per poterlo fare? Perché hanno potuto convincere le persone a lasciare il centro storico e a trasferirsi altrove? Li hanno potuti convincere perché questi quartieri storici, come sappiamo tutti, sono caratterizzati da una cosiddetta edilizia minima, no? La cosiddetta di base, della superficie di circa 20-30 metri quadrati, insomma, li conosciamo tutti, no? Che era impossibile trasformare in un alloggio compatibile con le nuove esigenze del dopoguerra, che indicava in 100-110 metri quadrati l'alloggio sostanzialmente medio minimo, se non attraverso un'operazione di accorpamento delle unità minori in unità edilizie di superficie maggiore sullo stesso piano, ovviamente, perché se fossero state su piani diversi si sarebbe anche potuto realizzare, avremmo dovuto fare 4 piani nei centri storici, cosa assolutamente impossibile. Lo strumento per permettere l'accorpamento attraverso interventi piuttosto incisivi, anche di ristrutturazione edilizia, qual era? Il piano particolareggiato dei centri storici. Piano particolareggiato che avrebbe dovuto essere adottato sin da quando venne adottato il piano regolatore generale del 1970, approvato poi nel 1974. Ecco, per farla breve, ci sono voluti quasi 40 anni per aspettare il piano particolareggiato, perché solo nel 2010 il piano particolareggiato viene approvato dal Comune. 2010. E però, quando frutto di una manipolazione
totale del piano regolatore, del piano particolareggiato fatto dal professore Cervellati, che è uno dei massimi studiosi con i quali l'architetto Manganello ha avuto la fortuna di collaborare, uno dei massimi studiosi dei centri storici d'Europa. Lo hanno manipolato totalmente e si scopre che quel piano particolareggiato aveva fatto scomparire praticamente gli interventi di accorpamento, cioè gli accorpamenti non si potevano più realizzare. A questo punto bisogna darne atto a Giorgio Chessari, il quale insorge, convoca il centro studi e interviene l'amministrazione comunale e prende atto che effettivamente era un obbrobrio e si convincono ad adottare un emendamento a quel piano particolareggiato che prevede, che reintroduce gli interventi di accorpamento. Non dico che avrebbero potuto frenare quella emorragia di 25.000, ma dico quantomeno 10.000 abitanti potevano restare nei due quartieri storici, dei 25.000 che invece si sono trasferiti. Effettivamente il Consiglio Comunale adotta l'emendamento e il piano particolareggiato così come parte per Palermo. All'esame del CRU, che ha tante benevolenze nella politica urbanistica siciliana, viene operata una obiezione. Noi non siamo convinti che si possono fare interventi così invasivi nel centro storico, anche se erano stati previsti dal massimo studioso dei centri storici, che si indicava come un soggetto particolarmente conservatore, che era il professore Cervellati. Allora, tanto è fatto che Cervellati l'avesse previsto. Sono alcune tipologie. Sì, sono alcune tipologie, era passata dalla commissione dei centri storici, quindi sovrintendenza, tutti erano d'accordo su questa possibilità, ma il CRU ritiene che no, non mi piace. L'assessore regionale prende atto e, seguendo una prassi, scrive al comune: guardate che c'è il CRU che contrario. È necessario che voi fate delle controdeduzioni per smentire quello che scrivono loro. Ebbene, il 29° giorno rispetto al termine che era stato assegnato dalla regione per adottare le controdeduzioni, gli uffici preparano delle ottime controdeduzioni, erano troncanti, trangianti, erano state fatte benissimo e vengono portate in consiglio comunale, ripeto, il 29° giorno rispetto ai 30 giorni di tempo per che erano state concesse. Il consiglio comunale del tempo discute, ma perché noi dobbiamo metterci contro la regione, facciamo una cosa, andiamo a parlare alla regione, no, vediamo se riusciamo a convincerli. E però il termine di 30 giorni per le controdeduzioni passò senza le controdeduzioni. Quando dopo circa 20 giorni, un mese, se ne andarono a Palermo, appena gli ho detto: ma ora che cosa volete? La mancanza delle controdeduzioni spinge l'assessorato a ritenere che eravate d'accordo col CRU. E quindi io approvo il piano particolareggiato così com'è, senza la possibilità degli interventi di accorpamento che erano assolutamente necessari per frenare l'esodo abitativo dei quartieri storici. E qui devo ricordare un fatto che non posso mai dimenticare.
In una seconda riunione fatta e organizzata da Giorgio Chessari, con tutte le associazioni, cittadini dei quartieri storici, interviene anche la mamma del Monsignor Tidone, parroco della Chiesa Madre, il quale sostiene la tesi in maniera pressante della rivitalizzazione di Ibra e si convince a darmi, assieme ad altri, il mandato di impugnare davanti al TAR il provvedimento regionale. Perché a quel punto era l'unico rimedio per tentare di aggirare lo Stato. Ora, da allora ad oggi sono trascorsi ulteriori 5 anni. Quindi io immagino che anche quei 5.000 abitanti che erano rimasti nel 2011 oggi si sono ancora più ridotti. Ora, discorso, dobbiamo capirlo e capirlo a fondo, se no non ci comprendiamo. Che cosa è accaduto? È accaduto che con quelle operazioni noi non abbiamo avuto a Ragusa una periferia e quella fisica lontana, abbiamo avuto due periferie, o se vogliamo un'unica periferia, che ha riguardato tutta la città. I quartieri nuovi sono periferia perché hanno gli abitanti, ma non hanno le chiese, non hanno la farmacia, non hanno l'ambulatorio del medico di base, non hanno i negozi, non hanno il barbiere. Mentre i quartieri storici di Ragusa hanno le chiese, hanno le piazze, hanno le farmacie, ma non hanno gli abitanti. Quindi siamo diventati un'unica periferia. Quando le altre città avranno il problema di riqualificare le periferie, noi abbiamo invece il problema non di riqualificare le periferie, ma di riqualificare la città intera. Fenomeno questo che già, ripeto, qui evidenzia la gravità della situazione urbanistica, che poi non è un fatto così estetico, è un fatto sociale, è un fatto economico. Ciò non di meno, ammettiamo che il problema adesso è finito. Perché per converso nel 2006 viene approvato dalla regione siciliana il nuovo piano regolatore, che finalmente non prevede più espansione edilizia. Non ce n'è più. E quindi, insomma, il danno che era stato creato è creato. Che ci possiamo fare? Vedremo di poterlo risolvere col tempo, no? E tuttavia non è stato così. Perché all'incremento demografico fantasioso si è sostituito come spinta per la nuova espansione un altro fenomeno, i cosiddetti programmi consultivi. Che cosa sono i programmi consultivi? Perché se no non ci comprendiamo. Voi sapete che l'Italia, grazie ai governi che si vennero a creare dagli anni 60 in poi, in centro-sinistra, affrontarono il problema abitativo dell'intera Italia e affrontarono soprattutto il tema dell'accesso al diritto di proprietà dell'abitazione che era consacrato nella Costituzione. Per farlo idearono una politica della casa fondata sui piani di zona. Cosa sono questi piani di zona? I piani di zona sono dei piani particolareggiati all'interno
dello strumento urbanistico di carattere generale, nella quale insediare gli abitanti, i nuovi abitanti, le nuove famiglie, con reddito ridotto e che non avevano avuto la possibilità di avere la proprietà dell'abitazione. E quindi hanno disegnato questo strumento attraverso il quale il comune era abilitato ad espropriare le aree, a fare realizzare alle cooperative e alle imprese degli alloggi corrispondenti alla legge 110 metri quadrati, la cui proprietà era accessibile soltanto alle nuove famiglie, con i requisiti di gioventù, di figli, soprattutto di reddito non eccessivo e sostanzialmente che non avessero la possidenza di altra abitazione. A Ragusa questa politica venne attuata perché abbiamo avuto un piano di zona ampio, molto ampio, che ha soddisfatto veramente queste esigenze abitative. Noi non abbiamo mai avuto una tensione abitativa a Ragusa, mai, rispetto a quella che invece si è avuta in altre città, grazie proprio a questo tipo di edilizia. Contrada Padro e Contrada Pendente. No? Queste aree sono state nel tempo occupate fin quando negli anni 90 si sono esaurite, perché tutti gli abitanti che ne avevano diritto hanno colore. Guardate che non c'è niente di non abitato in quelle aree, sono quasi tutte. A questo punto sorge un problema. Per le aree nelle quali non c'è, per le zone, per i piani di zona per le quali non c'è più aree, che si fa rispetto ai finanziamenti che la Regione e lo Stato dà per l'acquisto della casa alle persone meno abbienti, la cosiddetta edilizia economica e popolare, si chiama agevolate, si ricorre ad un espediente di carattere eccezionale, viene varata una legge eccezionale, dice comune tu sei tenuto a fare il piano di zona, sei tenuto a fare, però se non ce la fai intanto, no, intanto per coloro i quali hanno già ottenuto il finanziamento pubblico, che in sostanza era rappresentato dal pagamento degli interessi dei mutui, intanto colloca dei programmi costruttivi che sono sostanzialmente che cosa? Il progetto dell'edificio della cooperativa, questo era. Intanto fai in attesa del piano, e nel farlo, se per caso non hai aree nel piano regolatore, puoi anche occupare le aree di zona agricola. I comuni a questo punto sono posti di fronte a una scelta. Quando le aree sono esaurite, che cosa devono fare? O fanno il piano di zona, oppure fanno l'approvazione del singolo programma costruttivo. Ragusa hanno fatto una cosa che invece che non è né l'uno né l'altro. E hanno fatto una previsione di modifica del piano regolatore, ipotizzando una variante generale, una variante particolare, singola, per far diventare zona C 1.900.000 metri quadrati di terreni agricoli. No, io non ci vedo ancora niente di male, perché avrebbero fatto la scelta con questa previsione di modifica di variante del piano regolatore
del piano di gioco, su cui collegare. Perché dico questo? Perché il piano di zona prevede il fabbisogno e ti dice: tu puoi insediare nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare non meno del 40% del fabbisogno complessivo e non più del 70%. Quindi il fatto che avessero previsto una variante di per sé non costituisce un danno, perché poi sarebbero state, no, perché sarebbero dovute essere utilizzate col piano di zona, che introducendo i limiti del fabbisogno avrebbe ridotto notevolmente, io secondo i calcoli che abbiamo fatto, avrebbe ridotto l'insediamento degli abitanti a circa 3.500 contro i circa 15.000 abitanti, cioè un paese come Ispra, come Pozzallo, che erano previsti su quel 1.900.000 metri quadrati. Quindi l'obiettivo fondamentale, il dovere fondamentale, qual era? Ma era quello di approvare, di adottare il piano di zona. Da allora a oggi il piano di zona non è stato fatto da nessuno, neppure dall'ultima amministrazione, nonostante siano decorsi 5 anni. Piano di zona si fa in 6 mesi, in 3 mesi, anche perché non devi andare ad espropriare le aree, perché tutti sapevano che le aree erano già dei titolari dei programmi conosciuti. Era un'operazione oggettivamente molto, molto semplice, molto facile. Però attenzione, che quindi ancora oggi non è fatto, anzi non è neppure allo studio di oro, e si persegue nella stessa identica, come dire, scelta urbanistica originaria di continuare a costruire. L'ultima deliberazione, quella di cui io mi sono occupato, non solo non fa quello che avrebbe dovuto fare, cioè prendere atto che già con i programmi costruttivi approvati in corso di anche se non ancora ci sono ancora i programmi costruttivi in corso di approvazione, quindi non ci sono neppure, già si erano insediati 5.000 abitanti, con una scelta che è assolutamente, come dire, se leggete la delibera vi accorgerete